Stamattina siamo usciti fuori dalla produzione per protestare il fatto delle nostre mensilità arretrate e il fatto che non c'è più progettualità per questa azienda e per tutto l'indotto di un progetto futuro sulle canadesi. Stanno invitando o proponendo ad aziende che non sono del territorio a venire a gareggiare sulle direttive delle canadesi, dove la nostra azienda e le altre aziende del territorio sono sempre state professionali, qualitative e competitive. In cassa integrazione attualmente sono 300-400 persone. Noi a dicembre finiamo tutto. Noi avevamo un accordo in prefettura con il prefetto, con il sindaco Bobbio, con i sindacati all'interno della Fincantieri, i sindacati di Napoli, che noi in prospettiva della cassa integrazione dovevamo riprendere il lavoro. A noi è un fatto particolare perché il nostro datore di lavoro è fallito, però siamo 40 persone. Noi vogliamo sapere il nostro futuro, qual è?